Ancora una vittoria per le ragazze Amaranto, la quarta consecutiva. L'Arezzo Calcio Femminile ha infatti sconfitto a domicilio il Tavagnacco, una vittoria che vale la lunga più 10 sul terz'ultimo posto a 4 gare dal termine del campionato di Serie B. Una gara tirata con le due squadre che si sono affrontate consapevoli dell'importanza della posta in palio. L'Arezzo Calcio Femminile sfiora il vantaggio prima con Razzolini e poi con Bassano. Le padrone di casa rispondono col una traversa con Maroni. Il gol arriva al 19° del secondo tempo. Cross di Bassano dalla destra, Pirratore anticipa tutti sul primo palo ed insacca alle spalle di Sattolo. Domenica prossima al Città di Arezzo arriverà il Cittadella. Era una partita difficilissima, le ragazze erano tese, ma lo sapevamo quanto c'era in ballo in questa partita. Ci giocavamo una parte importante del campionato e sono state veramente brave. Hanno saputo soffrire, hanno saputo lottare, abbiamo trovato il gol, abbiamo avuto qualche altra occasione. Oltretutto avevamo anche dei problemi con alcune calciatrici già dalla scorsa settimana, perciò io gli faccio i miei più grandi complimenti. Isa è stata brava a aspettare il suo momento, ha continuato ad allenarsi bene, ha atteso nella maniera giusta e poi quando ha avuto l'opportunità e l'occasione di giocare ha dimostrato sul campo che si meritava di avere il posto e il posto gli è stato dato, se lo sta continuando a mantenere, lo sta continuando a meritare e oggi ha fatto un gol pesantissimo. Sono molto contenta, diciamo che è un gol avvenuto specialmente grazie alle mie compagne che hanno lottato tutta la partita e stiamo creando una mentalità sempre più vincente.